In questa bellissima serata assisteremo fra poco nella magnifica cornice della Reggia di Veneria alle nuove collezioni firmate Carlo Pignatelli. E ho il piacere e l'onore di essere qui a fianco al direttore creativo per la prima volta su Spazi Web TV, Francesco Pignatelli. Buonasera, grazie dell'invito, benvenuto sul nostro canale. Grazie, buonasera a voi, grazie a voi per ospitarci sul vostro canale e benvenuti al nostro piccolo party alla Reggia di Veneria. Parliamo delle novità delle collezioni, cosa ci proponete quest'anno? Quest'anno diciamo che le novità, non mi piace elencarle tanto come una lista, ma fondamentalmente comprendono due aspetti, uno è il colore e uno è la forma. Per quanto riguarda il colore oseremo con tonalità pastello, passando per i verdi, per gli azzurrini, per i rosa pallidi, anche per l'uomo. Ovviamente non dimenticando i colori basici, classici di sempre, quelli che danno sicurezza a tutti. E mentre per quello che riguarda la forma c'è stato un grossissimo lavoro sulla realizzazione di una giacca, di una vestibilità che vada più incontro alle esigenze del nuovo pubblico, del pubblico giovane che vuole che la giacca lo accompagni di più dei movimenti, che non sia una costrizione ma che gli dia eleganza e agio anziché toglierglielo. Per i tessuti? I tessuti, ovviamente noi perlustriamo sempre tutta la varietà di tessuti, quindi passiamo dai tessuti in lana, sempre molto spesso in mischia elasticizzata, perché appunto perché il comfort diventa importante, e ovviamente andiamo a toccare le tonalità pastello in tutte quelle composizioni più naturali, quindi il cotone, il lino, la canapa, dove i colori rendono decisamente meglio. E il trend di quest'anno qual è? Il trend è che non c'è un trend. La nostra proposta, più che il trend di quest'anno, è appunto, come dicevo, su queste tonalità molto chiare, molto naturali, per tutti quei matrimoni in plein air, diciamo all'aperto, la spiaggia, l'agriturismo, che stanno diventando ormai la maggior parte dei matrimoni che si realizzano in Italia. Qualche anno fa la Maison ha fatto più di 50 anni, come sta cambiando la moda in tutti questi anni e come immagini fra qualche anno? Come mi immagino tra qualche anno non lo so, è una domanda troppo difficile da rispondere dopo una giornata come questa. La moda come è cambiata? La moda è cambiata molto, come sempre succede nel mondo della moda, ma ci sono alcuni elementi, alcune caratteristiche che rimangono ferme, indelebili, appunto timeless, senza tempo. Quindi la sartorialità, la cura del dettaglio, la ricerca nei particolari, l'utilizzo di materie prime sempre più che rispettino l'ambiente, perché questo è un altro tema che non possiamo più sottovalutare. Noi all'interno della collezione abbiamo una nostra capsule di prodotti che chiamiamo fatti consapevolmente e che quindi hanno una traccia diciamo ambientale minore rispetto al resto. È un piccolo passo, ma d'altronde da qualche parte bisogna iniziare, quindi questa direi che è una delle più grosse novità che all'interno della nostra collezione si può trovare. Parliamo di Torino, qual è il tuo pensiero di Torino, ma più che altro quale contributo ha dato Torino per il brand? Torino è stata la culla ideale per questo brand, per questo marchio. Tanti anni fa eravamo tentati da spostare il nostro quartier generale a Milano, perché poi è quella l'altra città dove si sviluppa tutto. Però diciamo che Torino ci tiene sempre più in contatto con quello che succede, a tutti noi dà una dimensione molto familiare, molto confortevole, molto casa. Non abbiamo voluto perdere questa caratteristica e abbiamo deciso di restare qua, affrontando innumerevoli difficoltà logistiche soprattutto, però oggi dopo 50 anni possiamo dire che la scelta per adesso è stata quella giusta. Anch'io sono orgoglioso di essere nato a Torino e cresciuto a Torino, e mia madre siciliana è venuta qua a Torino a lavorare proprio in sartoria da uomo. Possiamo dire che Torino non è soltanto automobili? Lo dobbiamo dire, e oltre a dirlo dobbiamo farlo vedere, e noi stasera siamo qui esattamente per questo. Cioè Torino è in grado di regalare momenti non legati soltanto al mondo della meccanica in generale, ma a svariate mille altre cose. Si parla di Made in Italy, si parla di sartorialità e di tessuti, qual è la tua opinione? La mia opinione è che sono elementi che diventano sempre più importanti, soprattutto perché aiutano, come dicevo prima, a legarsi a tutta una serie di look o di proposte che rispettano l'ambiente e che hanno un impatto sul clima più leggero possibile. Solo rispettando questi punti che tu hai detto, la sartorialità e il Made in Italy per quello che riguarda sia i tessuti sia per quello che riguarda le lavorazioni, riusciamo a ridurre la nostra impronta sul pianeta.
Infatti ho visto la tua intervista passata e mi è piaciuto molto il collegamento tra Made in Italy e ecosostenibilità. E dicevi che avete ritirato la produzione dall'estero in Italia per dare un po' più di valore anche agli habitat, ma più che altro ridurre la CO2 limitando i trasporti. È stato un grosso sacrificio, è tuttora un grosso sacrificio, soprattutto dal punto di vista economico, non lo nascondo, però inevitabilmente il nostro sguardo non deve essere pensato ad oggi e a domani, ma deve andare molto più avanti. E se uno supera l'orizzonte che si prospetta, capisce che queste scelte in qualche maniera sono le uniche che poi possono ripagare, ma soprattutto che poi possono dare un futuro a questo tipo di mondo. Torniamo a parlare degli abiti. Secondo te per l'uomo c'è la necessità, come per la donna, di avere un abito bellissimo per la cerimonia e uno un po' più comodo per ricevimento, anche per scatenarsi nei balli con gli invitati? Devo dire che nei nostri punti vendita, quelli che gestiamo direttamente, quindi nei monomarca che abbiamo a Torino, Milano e Firenze, è una richiesta che, allora, non voglio dire che sia importante, però che notiamo nel corso degli ultimi anni che c'è sempre di più. C'è chi magari vuole cambiare solo la giacca, c'è chi magari ha possibilità invece decide di cambiare tutto un outfit, magari puntando su un abito un pochettino più da festa, Però diciamo che per l'uomo è un trend che trovo carino, trovo interessante. Molti matrimoni VIP lo fanno ormai con regolarità, noi sappiamo che sono anche fonte di ispirazione da parte dei consumatori dei social, e quindi anche nella vita di tutti i giorni dei nostri clienti e delle nostre boutique questo è un aspetto che piano piano viene preso in considerazione. Parliamo invece di accessori. Qual è l'importanza di accessori per il mondo sposi? L'accessorio, voglio dire, è un elemento importante, è l'elemento che può essere in grado di contraddistinguere, determinare, ma anche di rovinare un outfit, quindi la scelta dell'accessorio deve essere sempre molto curata, tendenzialmente farsi consigliare dalle persone che all'interno del punto vendita conoscono il capo che stanno dando può essere un buon punto d'inizio, poi metterci del proprio potrebbe essere sicuramente la conclusione. Ti faccio un'ultima domanda un po' particolare. Essendo appassionato di tecnologia, voi fate molta ricerca. Tu ti affideresti alle nuove tecnologie come ad esempio l'intelligenza artificiale? Guarda, la nuova proprietà vorrebbe mettere un po' di attenzione su questo aspetto, lo valuteremo. Oggi non riesco a dare una risposta perché, nel senso, siamo veramente all'inizio di un percorso lunghissimo, abbiamo pochissimi elementi per poter esprimere un'opinione. Ritengo nulla vada scartato a priori senza comprendere. Francesco, possiamo lasciare un ultimo messaggio, un consiglio ai futuri sposi che ci stanno ascoltando? Il messaggio è quello di informarsi, guardare quello che succede, guardare ovviamente anche le collezioni Carlo Pignatelli, dove sono sicuro che potrete trovare una proposta adatta a quella che è la vostra idea di matrimonio, e fare la scelta tenendo in considerazione che gli aspetti da considerare sono molti, e se facciamo una scelta che tiene conto del nostro pianeta ci aiutiamo uno con l'altro. Bellissimo messaggio. Va bene Francesco, ti ringrazio e salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Alla prossima, grazie a tutti, ciao, arrivederci, ciao.